Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 78. Mi svegliai in una stanza tutta buia. Non si vedeva niente, solo buio e molta puzza, come se ci fosse qualcosa in putrefazione. Stavo per vomitare, cazzo. Est, oddio, stai bene? Ma dove sei? Sono di fianco a te, scemo. Ma dove siamo? Non lo so, ma so solo che sto per vomitare con questa puzza. Chi lo dici? Ma com'è possibile? Chi era quella bambina in mezzo alla strada? Affondai nei miei pensieri quando ad un certo punto si accese la luce ed entrò una bambina nella stanza. Oddio, era Sara! Mi guardai attorno, c'erano ammassi di cadaveri, erano divisi in cinque gruppi, con ognuno contenente adulti e bambini. Oddio, forse ho capito. Ciao papino, come stai? Perché tutto questo, Sara? Non stai parlando con Sara. Lei non avrebbe fatto tutto questo. E chi cazzo sei? Devi andare via dalla nostra vita. Sono Giulia. Mi sei mancato, sai? Senti, Giulia, lasciaci andare. Allora, Matteo, li vedi questi cadaveri? Ecco, se guardi bene, in fondo, nell'angolo della stanza, c'è un solo cadavere. E credo che tu lo conosci. Guardai bene quel cadavere e non potevo credere i miei occhi. Mia moglie. Come cazzo ti sei permessa? Non ci vidi più e mi scagliai contro quel mostro di bambina e iniziai a prenderla a calci e a pugni. Teo, non farlo, basta! Mi fermai a guardare Est. Ha ucciso la madre di mia figlia e l'ha fatto tramite il corpo di mia figlia. Secondo te che cazzo dovrei fare? Lo so, Teo, ma guarda che stai picchiando tua figlia. L'ha impossessata. Ce ne approfittammo e iniziamo a correre verso l'uscita. Salimmo in macchina e iniziamo a scappare. Dovevo sapere di più. Est, andiamo dove dovevamo andare. Io devo sapere.